Buongiorno, benvenuti a tutti. Permettetemi di chiedervi un applauso di benvenuto all'onorevole Martelli, che con grande piacere per me e per l'amministrazione tutta ha deciso di presentare il libro. Questa, diciamo, che è un'attività di natura culturale che porta avanti il Comune di Ricadi grazie all'aiuto del dottor Giuseppe Semeraro, con il quale collaboriamo anche con altre attività importanti. Abbiamo istituito insieme la rete delle città del culto di Santa Domenica, grazie al museo, al Muri, al direttore Vincenzo Calzona, alla nostra rete museale, grazie ai ragazzi del servizio civile, in particolare a Carmine, sempre presente e puntuale, che ci danno una mano per questi tipi di attività. Io faccio una breve introduzione, seguiranno poi i saluti del sindaco e la magistrale conduzione della nostra Ilaria Giuliano. Che dire, l'onorevole Martelli non ha bisogno di presentazioni, però mi sento di poter dire che è una delle figure politiche di spessore, che è una delle migliori figure che l'Italia abbia avuto. Ha avuto dei ruoli importantissimi, socialista, più volte si è fatto insieme ai compagni, al partito, portatore di battaglie importanti, sta già scrivendo un bellissimo libro, posso dirlo, Meriti e bisogni, che uscirà, diciamo, dopo l'estate, magari sarà occasione per rivederci. Ha avuto ruoli importantissimi anche a livello nazionale, è stato vicepresidente del Consiglio dei Ministri e guardasigilli. Sarebbe ovvero il ministro della giustizia. E proprio insieme in quel particolare periodo ha stretto un rapporto di collaborazione con Falcone, con il quale era legato un rapporto personale, umano, ma soprattutto un rapporto di ideali e di obiettivi. Non dico molto sul libro, perché ovviamente l'autore ci penserà lui, ma io ho apprezzato tantissimo, anche da giurista onorevole, una prima ricostruzione storica del fenomeno mafioso. E poi, in particolar modo, perché è importante, questo perché io lo dico, perché la storia va studiata, va ricordata, anche soprattutto per le nuove generazioni. Io questo libro francamente lo farei leggere ai ragazzi dei licei, delle università, perché è un libro che parla, un libro bellissimo, ma anche amaro, perché è un libro che racconta una verità, quella di un uomo probo, capace, probabilmente il migliore, che è stato lasciato solo, in parte dallo Stato, e poi diciamo che purtroppo il lavoro che si è concluso con la strage l'ha terminato la mafia. Quindi un libro veramente intenso, da leggere, che racconta la verità. E la verità va sempre raccontata. Ho pensato che questo libro fosse un atto d'amore, magari dico questo sbagliando, poteva essere una cosa banale, però io penso che quando una cosa venga fatta con passione, con amore, non è mai banale. Quindi mi sento di poter dire che veramente è un atto d'amore nei confronti di una storia, nei confronti di un uomo, che ha contribuito a rendere questo nostro paese sicuramente più giusto e più libero. Io vi ringrazio e lascio la parola al professore Tripodi. Grazie. A tutti, grazie all'onorevole Claudio Martelli per essere qui. Io porto il saluto della comunità di Ricadi. La comunità di Ricadi che è orgogliosa, insomma, di averlo ospitato. Peranzo, per un evento importantissimo, la presentazione del libro, ma che serve anche per ricordare il giudice Falcone. Ecco, la storia di Falcone è la storia della Sicilia degli anni Ottanta. Ecco, Falcone è il protagonista di quegli anni. Ecco, è una storia che bisogna leggere, rileggere, ma è una storia che non bisogna assolutamente dimenticare.
noi siamo qui anche per questo, affinché questa storia non si dimentichi. Io ho fatto tantissime commemorazioni su Falcone, da docente, e quindi ogni anno, insomma, con le classi, insomma, gli alunni, insomma, si affrontava il tema della mafia. Ecco, nel corso della commemorazione del giudice Falcone, insomma, da quello che leggo nel testo, il giudice Falcone un grandissimo amico dell'onorevole Martelli. Ecco, sono gli anni difficili degli anni Ottanta a Palermo, il pool antimafia, il maxi processo a Cosa Nostra, la strage di Capaci, che è stata l'ultima stazione della via Crucis di Falcone. Insomma, io, insomma, ho letto quel passaggio dell'onorevole Martelli, insomma, che parla della via Crucis di Falcone. Ecco, la strage di Capaci è stata l'ultima stazione di quella via Crucis. Ecco, è stata l'ultima stazione perché, in pratica, Falcone è stato un po' abbandonato dalla magistratura. È stato abbandonato dalla magistratura nel momento in cui la magistratura non ha voluto riconoscere, insomma, quello che è stato il grande merito di Falcone, di avere dato un colpo forte a Cosa Nostra, con gli atti istruttori del maxi processo. Ecco, è stato ripagato così, è stato emarginato in pratica, e quindi quell'emarginazione ha rappresentato un po' l'inizio delle via Crucis, che si conclude con la strage di Capaci. Ecco, quella strage di Capaci che ha lasciato il segno, ecco, non solo a Palermo, ma ha lasciato il segno per tutta l'Italia. Insomma, io ricordo allora, insomma, anche i ragazzi della scuola, insomma, che ho trovato nei giorni successivi disorientati, sgomenti, ecco, di un fatto così grave, di un fatto così eclatante. Ecco, quella è stata una strage studiata, è stata una strage preparata nei minimi particolari. E quindi è stata, insomma, qualcosa che la mafia ha voluto, e la mafia ha voluto che Falcone venisse ucciso a Palermo. E in quel contesto, insomma, con quella situazione, con quella amplificazione dell'assassino, 1.000 chili di tritolo, insomma, ecco, sono state. Ecco, io ricordo ancora un passaggio importante, insomma, la corsa di Falcone verso l'ospedale. Quindi subito dopo in ospedale arriva Paolo Borsellino. Ecco, Paolo Borsellino, insomma, sembra un po' il gioco del destino, insomma, questo. Insomma, che è lì, presente agli ultimi battiti del cuore di Falcone. Ecco, probabilmente in quell'attimo avrà sicuramente detto qualcosa a Falcone. Nessuno l'ha detto, ma possiamo anche immaginarlo. Quindi lui probabilmente avrà detto: il prossimo sarò io. E così è stato. A 57 giorni dalla strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio. Ecco, questi sono fatti tristissimi. Questi sono fatti che non possiamo mai dimenticare. Nessuno di noi. In particolare noi amministratori. Ecco, un altro passaggio, insomma, che voglio, insomma, per dare poi la parola a Ilaria, insomma, che è qui organizzata, vedo che ha studiato poi. Ecco, la cattedrale di Palermo, il funerale di Falcone. Ecco, lì c'era tutta Palermo, ma in quella cattedrale c'eravamo pure noi. In quella cattedrale c'era l'Italia. C'era l'Italia attonita, stordita,
voi ricordate il pianto di Rosaria Costa, la moglie dell'agente Vito Schifani. Se voi ricordate ancora l'omelia del cardinale Cappadanti. E se voi ricordate ancora la protesta dei presenti verso la politica, dove allora Martelli era più presente quel giorno. Ecco, questi sono altri fatti, insomma, che non possiamo mai dimenticare. Ecco, io ringrazio ancora. Ecco, purtroppo non abbiamo potuto fare l'iniziativa del ieri sera, insomma, questo evento importantissimo. Ecco, la location che avevamo scelto ieri sera si prestava ancora meglio, perché eravamo proprio lì sul promontorio di Capo Vaticano al tramonto. Ecco, su quel promontorio dove lo scrittore Giuseppe Berto ha vissuto e dove lo ha classificato quel posto tra i primi nel mondo, dice questo è il posto più bello del mondo, diceva Berto. Ecco, però lo aspettiamo, quello è un posto riservato per il prossimo libro, l'onorevole Martelli. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Intanto io volevo prima ringraziare il sindaco Nicola Tripodi per avermi coinvolto in questa serata d'autore che si è trasformata in una mattinata d'autore alla fine, per forza di cose, anche il nostro consigliere Domenico Tomaselli. E soprattutto ringrazio il nostro protagonista, l'onorevole Claudio Martelli, per questo bellissimo libro. Allora, partiamo proprio dal titolo. Il titolo mi ha accattivato molto: Vita e persecuzione di Giovanni Falcone. Quindi una persecuzione, di solito quando si scrive su un'autorità o comunque su un personaggio, cioè la prima cosa che mi ha colpito proprio è stata la parola persecuzione. È un libro, ricordo, pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo, esce esattamente 30 anni dopo dalla strage, dalle stragi di Capaci e poi 57 giorni dopo a Via D'Amelio. Quello che mi ha subito dopo il titolo colpito è che, diciamo, è uscito fuori nell'apertura, ecco, di questo libro una confessione intima, no? Del nostro autore, dell'onorevole Martelli, che addirittura penso che ribolliva dentro da almeno 30 anni, raccontare questa verità. Ne esce fuori intanto, come diceva Tomaselli, il nostro consigliere, un excursus, no, su quella che è stata la mafia, quindi dai primi anni del Novecento, anzi dall'Ottocento, fino ad arrivare poi agli anni 90, quindi si parlava, no, dei gregari, dei briganti, poi pian piano si è evoluta fino ad arrivare al narcotraffico, eccetera. E ne esce fuori poi un ritratto, ho potuto constatare, umano del giudice Giovanni Falcone. Mi commuove sempre quando guardo i film dedicati a Falcone e Borsellino o leggo miriadi di libri dedicati a loro, come fossero delle persone veramente, già guardandoli, no, lo sguardo, persone veramente umili e soprattutto che credevano in quello che dicevano e che facevano. Erano dei giudici, però erano sempre dalla parte della gente, degli onesti, perché noi diciamo che tendiamo sempre, no, a descrivere gli onesti come quasi come gli ultimi della società, perché a prevalere sono sempre i disonesti, quelli che praticano l'illegalità, eccetera. E loro hanno, a mio avviso, no, penso avviso di tutti, hanno portato avanti quella che è la cultura della legalità, hanno aperto, cioè la strage purtroppo che è costata loro la vita, ha aperto una nuova strada, un nuovo modo di pensare, che veramente la mafia può essere contrastata, non solo all'interno delle aule dei tribunali, ma proprio nelle famiglie, a scuola, un nuovo modo di pensare. È un libro che onestamente, se posso permettermi, si legge veramente in maniera scorrevole, e come mi piace che
l'autore abbia usato proprio la prima persona, nel senso ci ha raccontato se stesso, in un certo senso. Quindi partiamo da qui innanzitutto. Nel 1991, come sapete, Claudio Martelli è ministro di Grazia e Giustizia, il guardasigilli che dicevamo prima, quando chiama il giudice Giovanni Falcone a Roma per guidare l'ufficio affari penali del ministero. Mi piacerebbe sapere innanzitutto l'idea, cioè come è arrivata, e se anche ci sono stati dei contrasti all'interno della sua squadra, insomma, se magari non appena lei ha avuto questa idea qualcuno abbia detto ma no, forse è pericoloso, non so, e poi naturalmente la reazione del giudice. Grazie. Buongiorno a tutti, sono anch'io dispiaciuto di non aver potuto arrivare in tempo ieri sera, ma il caos all'aeroporto di Fiumicino, come avete visto sulle televisioni, era veramente straordinario e impeditivo. Ringrazio chi ha già parlato, il vostro sindaco, con parole che mi hanno colpito per la loro sincerità e per la loro partecipazione a quello che certamente è stata una tragedia italiana e non solo siciliana. E ringrazio Tomaselli per le sue parole introduttive che mi hanno fatto sentire subito a mio agio qui con voi. E la domanda della giornalista merita una risposta su tutti i piani in cui è stato avanzato un interrogativo. Innanzitutto l'idea di chiamare Falcone al Ministero, devo dire la verità, non mi costa nulla dirla, era già circolata al tempo del mio predecessore Giuliano Vassalli, ma un po' perché non c'era l'incarico disponibile e un po' per altre ragioni che non conosco, fu comunque accantonata. Chi se n'era fatto promotore a quel tempo, al tempo di Vassalli, era stato il Presidente della Repubblica, Cossiga, che era intervenuto al momento della famosa questione dei corvi di Palermo, i corvi è il modo con il quale a Palermo alcuni chiamano i magistrati per via della toga nera. E ci fu un periodo di lettere anonime che arrivavano alla procura e ai giornali, soprattutto, in cui venivano mosse a Falcone accuse abbastanza stravaganti. A Falcone, credo anche a Borsellino o Ayala, e al loro più stretto collaboratore nell'ambito delle forze dell'ordine, della polizia, che era Gianni De Gennaro. In sostanza gli si accusava di aver favorito il ritorno a Palermo di un pentito, mi pare fosse Calderone, perché questi potesse vendicarsi delle uccisioni subite dai suoi parenti, nipoti e cugini, da parte di Totò Riina. Era un'ipotesi piuttosto stravagante. Fu respinta naturalmente con sdegno, non ebbe corso, però lasciò lo stesso un segno, no? Del resto questa è la tecnica che usano abitualmente i mafiosi: prima ti sporcano con delle accuse infamanti come questa, in siciliano si dice mascariare, sporcare, mettere una maschera, fatto. Prima ti mascariano, prima ti deridano, ti infangano, poi ti isolano e infine ti ammazzano. E
Questa è effettivamente la tecnica che è stata vista all'opera tante volte. Non sempre sono riusciti a concludere con un assassinio, quasi sempre almeno con i due primi atti, quello di sporcare e quello di isolare. Purtroppo a Falcone e Borsellino accadono tutte e tre, subino tutte e tre gli atti. No, non ci fu nessuna obiezione. Proposi al Presidente del Consiglio Andreotti la nomina di Falcone. Al Ministero non so, ma probabilmente qualcuno non sarà stato felice, non fosse altro che aspirava lui a stare a quel posto, no? Come è tutto logico, questo è normale. E qualcun altro perché magari non aveva simpatia per Falcone. Del resto che Falcone non fosse popolare ai suoi colleghi, il primo a dirlo, e l'ho messo non a caso nella copertina del libro, è stato il suo fratello amico Paolo Borsellino. Ripercorrendo queste vicende della vita professionale di Falcone, ci accorgiamo di come in effetti il paese, lo Stato, la magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro, cominciarono a far morire Falcone nel gennaio del 1988. Ed è questo stato il primo impulso a scrivere questo libro. Poi ce ne sono stati altri, derivanti anche dalle commemorazioni che ci sono state in quei 30 anni, in questi 30 anni che abbiamo alle spalle, a Palermo, come diceva il sindaco, in tutta Italia, ovviamente in gran parte sincere di quella partecipazione, però quando io a Palermo mi sono trovato più volte a commemorare Falcone insieme con il sindaco Luca Orlando Cascio, non mi sentivo a mio agio, mi sentivo anzi profondamente, come si potrebbe dire, a disagio. Perché? Perché era un nemico di Falcone. Troppo comodo. Quando Falcone era in vita lo hanno discriminato, calunniato, perseguitato, appunto. Poi quando è morto è diventato un eroe per tutti. Beh, a quel punto hanno voluto tutti iscriversi sull'albo degli amici di Falcone, ma era una menzogna. Visibilmente io ho scritto anche per smascherare questa menzogna, per restituire la verità dei fatti così come si sono svolti. Per amor del cielo, uno può cambiare idea della vita, ci mancherebbe altro. Diceva il famoso filosofo e matematico inglese Bertrand Russell, solo i cretini non cambiano mai idea. Io non sono un famoso filosofo e matematico, però mi permetto di aggiungere che non basta cambiare idea per non essere cretini. Si può essere cretini. Non so se vogliamo, lei ha preparato le domande, immagino, quindi sì, sì. Ecco, le do, le restituisco la parola. Sì, diciamo che facciamo un piccolo viaggio, un piccolo percorso per accompagnare voi lettori e futuri lettori in questo bellissimo volume. Un'altra cosa che mi ha colpito tanto è il cosiddetto metodo Falcone, è una novità. Falcone infatti riuscì a forgiare un nuovo metodo investigativo, rigoroso e rispettoso delle procedure penali, diciamo valutando, anzi proprio mettendo al primo posto l'importanza del lavoro collegiale, quindi la collegialità tra le procure, insomma, nelle inchieste, nelle indagini, eccetera. Questo perché? Perché lui, vabbè, come sappiamo, è stato il più importante magistrato a livello mondiale, ricordiamolo, no? A livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, insomma, ha avuto modo di formarsi, di imparare, se permettetemi di dire, ha avuto questa umiltà di ascoltare colleghi, chi lavorava con lui, di apprendere, perché apprendere è quasi una sorta di offesa, no? In qualunque campo lavorativo.
di percepire certe volte che sì, per le persone intelligenti sì, mi spiace, me la penso così. Ecco, forse devo dire un'altra cosa, cioè che lui, cioè, che era, senso, così, era così bravo, ha avuto l'umiltà di imparare, esatto, di ascoltare e imparare, sì, è una cosa bellissima questa, e fa di un essere umano veramente intelligente. Ecco, volevo soffermarmi sull'importanza del lavoro collegiale che ha portato lui, quindi il cosiddetto metodo Falcone. Grazie. Sì, metodo collegiale che lui ha appreso dal suo maestro Rocco Chinnici, che era il capo dell'ufficio istruzione di Palermo. Falcone era effettivamente un giudice istruttore. Adesso noi siamo abituati processo in cui il giudice istruttore non c'è più, c'è la figura del giudice delle indagini preliminari, ma è un giudice che valuta il lavoro dei suoi colleghi, cioè dei sostituti procuratori della Repubblica, i cosiddetti PM, pubblici ministeri, i sostenitori dell'accusa. Al tempo di Falcone, prima della riforma fatta da Vassalli del codice procedura penale, esisteva invece ancora la figura del giudice istruttore che esiste in tanti altri paesi europei tuttora, il quale era il vero arbitro del processo, perché compiva lui le indagini. Al pubblico ministero era affidato un ruolo collaterale a quello del giudice istruttore, obbediva al giudice istruttore che aveva un rango superiore. Falcone elaborò effettivamente sul campo, non perché lo ha studiato in qualche università, ma perché ne ha fatto esperienza facendo tante indagini, elaborò quello che si può definire un metodo nuovo fatto di alcuni segmenti fondamentali. Intanto lui aveva fatto, prima di essere un giudice istruttore, aveva fatto a Trapani esperienza nella sezione che si chiamava fallimentare, e quindi aveva imparato a studiare i bilanci delle aziende, a studiare i movimenti bancari, a decrittare situazioni dal punto di vista contabile magari piuttosto intricate e complicate, e questo è un primo elemento. Secondo elemento, venne affidato proprio da Rocco Chinnici un processo, quello detto il processo Spatola-Sindona. Spatola nessuno sa chi fosse, non ha molta importanza, Sindona tutti più o meno lo sanno, era un finanziere siciliano, siculo americano, molto avventuroso e spregiudicato, in lotta mortale con il suo fratello siciliano che lavorava a Milano, Enrico Cuccia, il capo di Mediobanca, una lotta per il potere molto dura, molto violenta, non priva anche di lati molto oscuri e probabilmente di connessioni con la mafia per via appunto di Sindona, che era un abile finanziere, tutt'altro che fesso, e che farà una brutta fine. Queste due vicende, l'esperienza alla fallimentare e poi l'indagine su Sindona, avevano ulteriormente rafforzato in Falcone quella che era un'intuizione abbastanza primitiva, per così dire, e cioè che nelle indagini di mafia difficili e complicate, perché la mafia è un'organizzazione criminale che è retta da un vincolo di segretezza assoluta, e chi sgarra ci lascia la pelle. È dunque difficile penetrare i comportamenti di un'organizzazione che si regge sulla segretezza e sull'omertà dei cittadini, i quali stanno zitti, non parlano, non perché sono sempre conniventi con la mafia, magari non lo sono per nulla, magari nell'animo loro sono mafiosi, però hanno una fifa
pesante, perché la mafia uccide, non è che scherza, perlomeno uccideva. Parliamo di una regione in cui certamente c'è conoscenza di che cos'è la criminalità organizzata. Oggi, anzi, la 'Ndrangheta ha sorpassato la mafia in pericolosità. Ebbene, allora, questi diversi elementi vengono a comporre un'esperienza che noi chiamiamo il metodo Falcone. Seguire i soldi, le tracce dei soldi, gli assegni. A un certo punto racconta un magistrato amico di Falcone che Falcone portò uno scatolone pieno di assegni e lui dovette passare una settimana a studiare tutti i movimenti di questi assegni per capire che cosa portare. Terzo elemento, la cooperazione. L'hai già detto, l'ha già detto lei, la cooperazione giudiziaria tra colleghi dello stesso ufficio formati a una scuola comune proprio da Rocco Chinnici, dal loro capo, come ricorda sempre Borsellino, ci scelse uno a uno. Quindi Falcone e Borsellino non si conoscevano prima, sono conosciuti nel lavoro accanto a Rocco Chinnici, il loro capo, e con loro Leonardo Guarnotta, Giuseppe Ayala, altri magistrati. Si forma così in modo informale, cioè non è che è un'organizzazione giudiziaria ufficiale, si forma un gruppo di magistrati che collaborano tra di loro, guidati da un capo che è Chinnici, che è il capo dell'ufficio istruzione, che si specializzano nel contrasto a Cosa Nostra e che utilizzano l'esperienza di ciascuno di loro, ma certamente quella più rilevante era quella di Falcone, proprio per questa capacità di analizzare i movimenti dei soldi, i piccioli, e per avere questo talento nell'organizzare un lavoro di squadra, un pool, un'equipe, 4-5 magistrati, non erano più di così. Sull'esempio di che cosa? Sull'esempio di quello che era accaduto negli Stati Uniti. L'FBI nasce proprio per contrastare il Federal Bureau of Investigation, l'Ufficio Federale di Investigazione, nasce proprio per contrastare la Cosa Nostra americana. Diversa e autonoma in larga misura da quella siciliana, però con dei rapporti costanti, addirittura spesso dei rapporti familiari. Falcone divenne molto simpatico e gradito agli americani quando portò le intercettazioni che aveva fatto, delle cui si coglievano una chiacchierata tra mafiosi palermitani e mafiosi di New York, con quelli di New York, e dicono: ma ci dovete aiutare, qui non si capisce più niente, mafia russa, mafia cinese, mafia ebrea, anche da noi ci sono degli infiltrati, non ci possiamo più fidare di nessuno, dovete aiutarci, mandarci sangue nostro, sangue siciliano, gente nostra. I palermitani, d'accordo, organizzano, dopo un po' di tempo richiamano e dice: bene, abbiamo individuato questi nostri fratelli che sono pronti a trasferirsi e venire a lavorare con voi a New York. Anche questa telefonata viene registrata e quindi i fratelli che viaggiano in aereo, all'epoca c'erano, non ho mai capito perché, ce l'ho capito, ma insomma faccio finta di aver capito, perché c'erano due voli quotidiani Palermo-New York dell'Alitalia, due voli quotidiani. Non credo che la comunità palermitana fosse così impegnata negli affari con New York, quelli legali almeno, per giustificare trasferimenti di 200 persone al giorno, insomma, un po' improbabile. Vabbè, beh, insomma, Picciotti, palermitani, si trasferiscono, si sbarcano a New York, ma ad accogliere trovano sia i fratelli americani, ma anche l'FBI, che li arresta e li porta via. Gratitudine.
grandi indagini, la Pizza Connection, la più famosa, ci hanno fatto anche dei film. L'altra si chiama Iron Tower, l'attore d'acciaio, e poi ce n'è stata un'altra ancora. Insomma, una collaborazione anche internazionale, quindi collaborazione tra magistrati nello stesso ufficio in Italia, collaborazione internazionale, sviluppa anche quella con i magistrati, i poliziotti francesi. Naturalmente c'era una grande difficoltà a replicare il modello americano. Da noi, anzi, cominciamo con l'americano. Gli americani, abbiamo parlato dell'FBI, l'FBI è composta sia da magistrati che da poliziotti. E questo è un punto cruciale. Questo è possibile in America perché il ministro della giustizia negli Stati Uniti è anche il capo della polizia, almeno di quello dell'FBI e di altre agenzie. Da noi è inconcepibile una cosa del genere, no? Perché? Perché il ministro della giustizia in America è anche il capo della pubblica accusa, come se fosse il procuratore generale della Cassazione, per intenderci. Lì non c'è, come si regge sulla common law e non sul diritto romano, come i nostri codici, non c'è il pregiudizio rispetto al fatto che anche i magistrati vengano eletti. Intendiamo, non i giudici, parlo dei magistrati della pubblica accusa, cioè i pubblici ministeri. Gli attorney, come si chiamano in America. Prassi, regola frequente, comune. Del resto, i giudici della Corte Costituzionale sono presentati dal presidente americano, sono nominati dal presidente americano che è contemporaneamente capo del governo e capo dello Stato. Per me tutto questo è abbastanza inconcepibile. La separazione rigidissima politica e magistratura, e guai a solo sfiorare l'argomento, i magistrati sono subito essere colpiti una specie di allergia e cominciano a trattarsi e poi isolarti. Io penso invece che, del resto io l'ho fatto, ho collaborato benissimo con Falcone che era un magistrato, non ho mai, come dire, neanche sfiorato la sua indipendenza di giudizio e di azione, ho pensato. Però abbiamo collaborato a scrivere le leggi più importanti, le tuttora in vigore, che sono servite almeno a sradicare l'esercito mafioso di Cosa Nostra. Poi adesso dicono, vabbè, ma adesso è ancora più pericolosa la mafia perché si è immersa, è fatta dai colletti bianchi, ma perché allora non c'era anche allora questa leggenda, quando ho conosciuto Falcone, gli ho chiesto anch'io. Allora è vero che la mafia è governata dagli ignomini di Zurigo, delle banche, lui si è messo a ridere, neanche per solo, quindi sono i luoghi in cui poi va magari a mettere i suoi soldi la mafia, non è che qui dagli ordini dei banchieri, chiunque deposita dei soldi è quello che siamo appena amministrati. Dunque abbiamo composto grosso modo quello che era il metodo di Falcone. Collegialità, cooperazione interna agli uffici, tra gli uffici, cooperazione internazionale, cooperazione tra la magistratura, le forze di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e possibilmente anche con la politica, perché è meglio, no? È meglio che la politica collabori con l'antimafia piuttosto che con la mafia, perché questa è la situazione talvolta almeno in Sicilia. Ecco. Sì, un'altra cosa che colpisce tanto del lavoro portato avanti da Falcone e anche da Borsellino, che apre nuovi orizzonti, è il famoso dualismo, secondo me, tra giustizia e legalità. Cioè loro erano mossi da un profondo senso di giustizia. Loro ci credevano fermamente, non era solo il loro lavoro. Loro credevano veramente di aprire gli occhi alla società, dalle piccole comunità alle grandi. E mi piacerebbe sapere la sua opinione al riguardo. Grazie. Segno di litigiosità. Se è necessaria, si affronta. Quando io sento i magistrati dire che i magistrati, quelli associati, la
Consiglio Superiore della Magistratura. Quando mi sento dire che ai magistrati spetta il controllo di legalità, io mi preoccupo e mi interrogo e vorrei chiarimenti anche da loro. Cosa vuol dire il controllo di legalità? Secondo le nostre leggi, ai magistrati spetta la repressione dell'illegalità, cioè dei reati. Non mi spetta di controllare che siamo tutti legali. Questo abuso, un'estensione arbitraria della loro funzione, dei loro poteri, da cui discendono a catena delle conseguenze preoccupanti, per esempio il numero di intercettazioni telefoniche, perché se io devo controllare la legalità, allora basta che io abbia un sospetto su qualcuno o neanche su quello, magari un sospetto su un altro, però intercettando quello lì, forse arrivo quell'altro e metto sotto controllo che quello lì non c'entra niente. Questo non è un sistema giusto, non è neanche legale. Quindi legalità è una cosa, ma poi c'è una questione più generale. La legalità significa le leggi vigenti in quel momento in quel determinato paese. Allora, io non avrei dovuto fare il referendum sulla giustizia giusta nel 1987, perché era in contrasto con le leggi vigenti, oppure se fossimo vissuti negli anni precedenti al 1970 avremmo dovuto accettare, le donne italiane avrebbero dovuto accettare il principio che l'adulterio maschile è consentito, quello femminile no. Quindi quale legalità? Di cosa stiamo parlando? Di quali leggi? In quale periodo? La legalità quindi è una questione determinata e ripeto, si parla di legalità erroneamente, perché si dovrebbe parlare di illegalità. Ai magistrati spetta la repressione civile o penale dell'illegalità. La giustizia è tutta un'altra faccenda. La giustizia è un'esigenza eterna di tutte le società che attraversa tutta la storia, tutte le epoche, tutti i diversi regimi politici che si sono avvicendati nel mondo. La giustizia è un ideale permanente. Poi ciascuno la può pensare come Platone, può pensare come Marx, come i liberali, come i democratici, come i socialisti, insomma ci sono diverse visioni della giustizia e non si pensa innanzitutto alla giustizia, quella dei tribunali, si pensa alla giustizia sociale, questa è la prima istanza di giustizia. Ma anche restando nella sfera semplicemente giudiziaria, quella dei tribunali, degli avvocati, dei pubblici ministeri, dei giudici, esistono delle aspettative, quindi di fronte alle riforme del ministro Nordio, che cambiano alcune strutture giudiziarie, alcune norme, alcune leggi. E perché le cambiano? In nome di un ideale di giustizia. Poi sarà giusto o sbagliato, questo è un altro discorso, però quello indica la differenza tra giustizia e legalità. La legalità sono le leggi vigenti in quel momento, la giustizia è un ideale permanente e la legalità si deve ispirare almeno alla giustizia, non la può contrastare. Un'altra domanda che tocca il personale, diciamo. Lui, il giudice Falcone, ha letto mai nei suoi occhi una sorta di scoraggiamento a un certo punto? No, non mi ricordo di questo. Era un uomo davvero un giudice straordinario, una persona unica. Come uomo era un siciliano, di quelli siciliani di tutta testa, non che non avesse passioni, aveva anche delle passioni, però era un intellettuale, ovviamente. Riflessivo, colto, educato, conosceva
benissimo la sua Sicilia, l'amava, ma aveva anche orrore di alcune sue caratteristiche. Tra queste, per esempio, quello che lui chiamava in Sicilia c'è una cultura di morte. Sembrava di ascoltare a tratti il principe di Salina, il gatto pardo, con quella sorta di amarezza, di scetticismo sulla propria terra. Certamente la mafia, il fenomeno criminale di quella portata, era l'aspetto più drammatico, mefistochelico, mi verrebbe da dire, della Sicilia, della cultura siciliana di quel tempo e anche di epoche precedenti, probabilmente in parte ancora viventi. E a questa si dedicò Falcone, dedicò tutta la sua vita, lui, non solo lui, Borsellino, di cui appena adesso ci abbiamo un ricordo, e che è stato il primo degli amici e dei collaboratori di Falcone, il quale peraltro però era proprio isolato. È stato detto dal sindaco, e bisogna chiedersi perché. L'isolamento non è che riguardava soltanto il palazzo dei veleni e i corvi, i colleghi corvi che lo denigravano, e no, perché Falcone non soltanto fu bocciato nella sua aspirazione di diventare il capo dell'ufficio istruzione, cosa per cui aveva tutti i titoli professionali. In più aveva appena vinto il maxi processo a Cosa Nostra, aveva fatto condannare a 20 ergastoli Rina, Provenzano, i fratelli Graviano, tutta la cupola mafiosa, e inflitto 2200 anni di carcere ad altri mafiosi gregari e secondari. Successo storico. Era il magistrato più famoso al mondo, non solo in Italia o in Europa, ma al mondo intero. In genere, faccio l'esempio dei militari, se un generale vince una battaglia, quando torna gli danno una medaglia, no? Una promozione. Lui era un magistrato vittorioso, aveva vinto il più importante processo contro Cosa Nostra, si candida, perché Caponnetto aveva lasciato la guida dell'ufficio, si candida a sostituirlo. Il Consiglio Superiore della Magistratura lo boccia e sceglie un altro che praticamente non si era quasi mai occupato dei processi di mafia, comunque non aveva mai fatto indagini perché era un giudice, quindi non sapeva come fare le indagini su Cosa Nostra. Era una cosa contro Falcone, che ci fosse questa avversione contro Falcone si era già capito con la storia dei corvi. Questa è la conferma in sede autorevolissima al Consiglio Superiore della Magistratura, ma non finisce qui, perché poi si candida alla Procura di Palermo e viene bocciato. A quel punto alcuni amici sciagurati gli consigliano di candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura, ci sono le elezioni, tutte quante le toghe magistrati vanno a votare, giudici e magistrati, 8.000. Sapete quanti voti ha preso Falcone? 101. Sì. Questo purtroppo dimostra che non è che era inviso soltanto ai vertici della magistratura, ma che proprio la maggioranza dei colleghi non lo amava. Perché non lo amava? E non si riesce a vedere la risposta. Le invidie, le gelosie. Sì, vabbè. Certo, sono le invidie e le gelosie. Tutti gli ambienti ci sono, sono la politica, ci sono. Ci sono i militari, tra gli imprenditori, tra gli avvocati, tra i dottori, certo, questo giustifica una simile ostilità concentrata su un uomo, certo le dava fastidio perché era noto, era visibile, era fotografato, era lodato, era incensato, si capisce che magari il magistrato il suo lavoro
e non ottiene quasi mai dei riconoscimenti, sorge una gelosia, un'invidia, questo è umano, naturale. Ma un conto è l'invidia, e un conto è bocciare il generale vittorioso, senza riflettere al fatto che il nemico, in questo caso la mafia, è molto attenta a quello che avviene nei palazzi di giustizia, e se capisce che Falcone è isolato e non amato dai colleghi, si muove. Puntualmente pochi mesi dopo organizzano Falcone il primo attentato nella villetta che aveva affittato al mare vicino a Palermo, in una località che si chiama Addaura, 38 candelotti in un borsone, che però per fortuna viene visto per tempo. Però racconta Gerardo Chiaromonte, che fu presidente della commissione antimafia, parlamentare comunista di grande valore, un caro amico, nel suo libro Memoria racconta che nei salotti palermitani si rideva di Falcone e si diceva che se l'era organizzato lui l'attentato. Salotti in cui primeggiava il sindaco Luca Orlando Cascio, ex amico di Falcone, e in cui erano presenti esponenti sia del Partito Comunista sia della Democrazia Cristiana, e si denigrava allegramente Falcone. Falcone venne a saperlo, fece uno dei suoi commenti più crudeli, però questo carattere un po' sornione, un po' ironico, faceva molto ironia anche su se stesso, che è sempre una parola di intelligenza, sapere ironizzare su se stessi, e dice: ma strani questi siciliani però, perché, cioè, se ti organizzano un attentato e fallisce, è colpa tua che l'hai fatto fallire. Questa è la situazione paradossale, ma insomma proprio ben reale di quel momento. E poi le dico solo un nome e un cognome che mi ha colpito molto in questo libro: Antonio Ingroia. A lei le considerazioni. Ci si crede. Dunque, avrete tutti sentito parlare di questa vera, presunta, mezza vera, mezza presunta trattativa tra lo Stato e la mafia, che ha occupato i giornali, le cronache d'Italia per una ventina d'anni. Sì. Sì, dagli anni 90 fino adesso. Tutto risale a una questione ben precisa: quando il ROS, reparto operativo speciale carabinieri, cattura Totò Riina in piena Palermo, i magistrati, anziché interrogarsi su come è stata possibile una latitanza di 25 anni del capo della mafia abitante a Palermo, se la pigliano coi ROS. Se la pigliano coi ROS perché procura di Palermo, di Palermo, cioè i vertici Caselli e Cantanti, Caselli non Caterina, inteso, come si chiama? Giancarlo Caselli. Perché non, in sostanza perché i ROS hanno fatto le controllo senza avvertire i magistrati, questa è la vera cosa che loro sopportano. La racconto un mezzo aneddoto, che è questo: quella di Palermo era scoperta, bisognava nominare il capo. Siamo esattamente dopo la strage di Capaci, al gennaio del 1993. Il Consiglio Supremo della Magistratura si riunisce, la maggioranza della commissione 3 su 5 vota per Caselli, procuratore di Palermo, 2 la minoranza votano per Piero Grasso, che era un
permesso ad entrambi, e quindi si installa, si dovrebbe installare a Palermo il nuovo procuratore Caselli, il quale viene a trovare il ministero e mi dice: ministro, io ho necessità di concludere il processo a Torino dove sono procuratore, e quindi chiedo di poter dilazionare di un mese o due al massimo la mia collocazione a Palermo. Non ci sono problemi, però mi raccomando, perché non è che non dovrebbe restare scoperta quella di Palermo. Sicuro, 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 benissimo. Ci salutiamo, erano i primi di gennaio, sarà stato il 7, l'8, no, non lo so, non ricordo. Il 15 gennaio il rosso dei carabinieri cattura Totò Riina in un centro a Palermo, guidati dal capitano ultimo, sono soprannominato, si chiama Dottor Di Capri. Accendo la televisione e vedo, ero col mio capo di gabinetto, Pomodoro, si chiama Livia, in ufficio, accendiamo la televisione per vedere la notizia di questo arresto eclatante, storico, e c'è la conferenza stampa in cui parla il ciao dei nostri carabinieri. Poi arriva di corsa affannato il dottor Caselli, viene presentato come capo della procura, e che praticamente è come se avesse arrestato lui, insomma, no? Invece sta a Torino. Quindi effettivamente il protagonismo dei magistrati è una malattia, una vera e propria malattia, specialmente da quando esiste la televisione. Ecco, Ingroia è uno degli allievi di quella storia lì. In quel momento la procura di Palermo ha voluto vendicarsi dell'osso dei carabinieri, dei suoi comandanti, il generale Mori, il capitano Donno, e i superiori, il generale Sobrani. È considerato un affronto intollerabile il fatto che si siano mossi senza informare l'autorità giudiziaria. Ma quello è un servizio di sicurezza, e i servizi di sicurezza hanno due spazi di via. Se i servizi segreti dovessero informare il magistrato ogni volta che compie un'azione, non la compirebbero mai, no? È tutto logico, evidente. Ci vuole un grado di fiducia tra le istituzioni dello Stato, se no va tutto per aria. Non funziona niente. E difatti accusano i rossi dei carabinieri: primo, di non aver perquisito il covo; secondo, il covo in cui si sa perché loro lo tenevano, ci sarebbero state le carte, ma figuriamoci se dottor Riina conservava in casa le carte. Non credo, non lo so. Comunque, i Ross non si sono giustificati perfettamente. Secondo me è probabilmente vera una metà della storia, che non configura però un reato penale, e cioè che il Ross ha un po' abusato dei suoi poteri. Sicuramente per ottenere delle informazioni ha fatto delle promesse, come sempre fanno i poliziotti quando fanno un'indagine: cercano degli informatori, e per ringraziarsi gli informatori gli fanno qualche promessa, no? Gli sconti di pena, i trattamenti in carcere, eccetera. Io immagino, non è che lo so per certo, ma immagino le cose siano andate così. Del resto lo stesso, capite, comandante dell'epoca dei Rossi, il generale Mori, che deponendo un processo, quello sulla strage di Firenze e dei Gergovi, dichiarò esplicitamente: trattativa. Sì, io ho trattato con Ciancimino, e gli ho detto: ma dobbiamo continuare a fare muro contro muro, lo Stato è cosa nostra, sarà un modo, no, di fermare le stragi, a parlarci. Questo è il tipico atteggiamento dell'investigatore che fa così. Vive a contatto anche con i criminali, se no sarebbe inutile, se no che ce ne facciamo, non è mica una vigile che fa disegnare il traffico, no? Una cosa un po' più complicata, diversa, con tutto rispetto per i vigili. Ecco, questa è la ragione di
quel conflitto che è durato 20 anni. La mia opinione sul Groia è quella di un magistrato che nel momento in cui conclude l'istruttoria per l'appunto che doveva portare al processo contro il ROS dei Carabinieri scrive anche un libro, si dimette da sospensiva dall'attività di giudice e dice che ha ricevuto un'offerta dalle Nazioni Unite per andare a investigare in Nicaragua, lascia quindi le carte in sospeso, le affida al suo sostituto Nino Di Matteo e però scrive un libro, Io so, era il titolo di un articolo di Pier Paolo Pasolini negli anni 70 sul Corriere della Sera. Io so, scrive, ma non lo posso dimostrare. Non è che fai lo scrittore di gialli, tu fai il magistrato. Se non lo puoi dimostrare, non fare l'istruttoria e non inviare a giudizio le persone. Perché non solo si è reso lui ridicolo, ma ha danneggiato anche il suo collega Di Matteo, perché praticamente ha detto le prove noi non le abbiamo, per quello su che cosa da fare l'istruttoria. La filosofia. E infatti sono tutti i processi sono finiti nel nulla con assoluzioni perché erano infondati. E questo era esattamente il contrario di quello che pensava Falcone. Quale diceva rinviare della gente a giudizio, anche solo mandare un avviso di garanzia senza avere in mano delle prove serie, è amorale, perché si danneggia la reputazione delle persone senza motivo, senza ragione, primo. Secondo, si danneggia la giustizia, perché appare screditata da un comportamento del genere. E infine, mi accingo alle conclusioni, avrei una domanda, mi ha emozionato tanto il passo che racconta la strage, insomma, l'attentato a Capaci, come ne parla, come ne racconta, mi sono molto immedesimata e mi sono commossa molto. Può raccontarci dov'era in quel momento? Grazie. Ero nell'ufficio di Giulio Andreotti, che era il Presidente del Consiglio, mi aveva invitato a un colloquio in cui intendeva proporsi come candidato alla Presidenza della Repubblica, erano in corso le votazioni, era fallita la candidatura di Forlani e lui cominciò, io non ho interferito, tanto che era candidato Forlani, segretario del mio partito, però visto che adesso Forlani si è ritirato dalla gara, e lì squilla il telefono e Andreotti risponde, mette una mano sulla cornetta per non far sentire e mi fa c'è stato un attentato a Falcone. Io mi alzo in piedi, ma sembra che sia illeso, mette giù un telefono e dico, illeso, io voglio andare a vedere di che si tratta. Lui ha un attimo di esitazione e dice va bene, sono uscito da lì, ho chiamato l'ufficio perché organizzassero un volo immediato per Palermo, ho chiamato il ministro degli interni Scotti con cui avevo ben collaborato in tutta l'azione antimafia, perché per replicare il modello dell'FBI lui unificò almeno i servizi di sicurezza delle tre polizie italiane, si dice tre, ma in realtà sono molti di più, polizie italiane, cioè carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, avevano ciascuno un proprio servizio di informazione, un servizio segreto, se che erano le tante famiglie italiane, va bene il pluralismo, non esageriamo, tre servizi segreti, tutto per attività interna. Poi agire per l'utilità e quindi avere unificati in quello che poi è diventata la DIA, Direzione Investigativa Antimafia. E io avevo fatto lo stesso sul fronte dei magistrati, unificando in ogni singolo distretto giudiziario i magistrati competenti per le indagini antimafia e creando un vertice nazionale, Direzione Nazionale Antimafia,
che è stata poi nel tempo piuttosto annacquata, ma che abbiamo concepito con Falcone proprio allo scopo di garantire la collegialità, che ha parlato, e la durata delle acquisizioni giudiziarie, cioè i risultati, le prove, le testimonianze, che dovevano circolare in tutte le strutture che presso ogni distretto giudiziario si occupavano organizzata in modo da avere una mappa costantemente aggiornata della situazione. Queste due strutture furono duramente contestate sia a Scotti, il Ministero degli Interni, sia a me, gli stati proclamarono addirittura uno sciopero nazionale, perché pensavano che quella fosse la premessa per sottomettere, come sempre loro, non so se vivono di incubi. Se fosse vero, dovrei andare a qualche psichiatra o psicanalista, ma sono sempre convinti che i politici vogliono sottomettere. No, non lo so, adesso non è stato, qualunque che sia, come dire, fedeli servitori dello Stato, questo sì, e non che si facciano i loro calcoli, i loro interessi. E per esempio non sono d'accordo sul fatto che siano loro a stabilire le priorità nell'azione giudiziaria. Stabilisce il Parlamento stabilisce che sono più importanti i reati di mafia, di terrorismo, di pedofilia, di violenza alle persone rispetto ad altri reati. E loro hanno l'ossessione di tenere sotto scarpo la politica, come continuando a moltiplicare i processi per questioni pubbliche, possono essere gli abusi in ufficio, non sono migliaia di casi, no? Uno al giorno, la stampa che un sindaco, un assessore, un presidente di regione, firmassero una carta, potevano non firmare magari per obblighi amministrativi, e scattava l'accusa di abuso d'ufficio. Vabbè, adesso questo c'è, andate a leggere su questo. Stavamo parlando del giorno fatale, quindi arrivammo a Palermo. 5:17 mi pare che la ricevuta da Andrea Rotti. Due ore dopo circa eravamo a Palermo, ci aspettava la macchina per portarci a Tarasio, un aeroporto, per portarci in città, all'ospedale, lungo la strada, a parte che c'era un traffico infernale, per le strade laterali. Se oggi mi chiamo al telefono l'ufficiale carabinieri e mi dice il presidente per informare che il dottor Falcone invece insieme alla moglie Francesca Morbillo siamo arrivati all'ospedale, però non hanno voluto farci entrare nella sala operatoria. Senso di ingiustizia terribile. Eh sì, non c'era certamente un elemento razionale che poi è prevalso, ma c'è stato un momento anche una reazione emotiva, un sentimento, un rancore violento. Bene, io questa era la mia ultima domanda. Da giornalista e da lettrice soprattutto di questo bellissimo libro, ringrazio l'onorevole Martelli e ringrazio l'amministrazione con Tomaselli e il nostro sindaco Tripodi, ringrazio anche tutti voi, invito veramente a leggere questo volume perché personalmente è molto intimo, il racconto non solo di un uomo, di un funzionario dello Stato, di un politico che ha lavorato a stretto contatto con il giudice Falcone, ma
Leggere anche il privato, i suoi sentimenti, è stato veramente emozionante. La ringrazio da lettrice accanita per averlo scritto. Vi auguro una buona domenica e una buona lettura. Grazie a tutti. Innanzitutto parto con i ringraziamenti che non sono tanto formali per l'amministrazione, per il sindaco, per la giornalista, l'avvocato Tomaselli, e anche naturalmente per l'autore del libro che inseguiamo alcuni fedelissimi da ieri sera, e so che non è stata sua responsabilità, però insomma, vedo che ci sono alcune amiche e amici qua che insomma, ci tenevamo ad essere presenti ecco, a questo volume. Dico la verità, per quanto mi riguarda, quando diciamo, c'è stato l'attentato, ero anch'io un giovane liceale, quindi gli attentati di Falcone e di Borsellino, insomma, li ricordo bene, insomma, li ho in mente abbastanza bene. E poi cioè, volevo fare più che una domanda, una considerazione generale. Che al di là anche delle diverse posizioni politiche, purtroppo per me da tanto tempo, sono uno dei pochi appassionati che segue la politica da tanti anni, ecco, vorrei sentire tra i politici odierni almeno ecco, diciamo un decimo della proprietà di linguaggio, della preparazione che abbiamo sentito oggi, e, insomma, il decadimento che c'è in generale, di quella che nonostante tutto io considero una male necessario, non so come dire. Insomma, la politica è qualcosa che di cui non si può fare a meno che uno non decida di avere altri interessi o di farsi guidare da chiunque sia, insomma. Però io insomma, ricordo che non voglio essere tanto passatista, nel senso che ieri era tutto bello, no, però ricordo che prima di diventare amministratore, prima di diventare consigliere comunale, insomma, se c'era una pratica, c'era una selezione anche nei partiti, insomma, si doveva fare un po' di... bisognava anche dimostrare di avere una certa passione per questa... oggi la si fa secondo me per tanti motivi in cui non mi ritrovo veramente, mi sento un po' a disagio insomma, a parlare di queste cose. Invece oggi insomma, abbiamo almeno ripercorso degli anni drammatici e... l'unica considerazione ecco, che volevo sottoporre all'onorevole Martelli era ecco, questo dell'atteggiamento omissivo che in tante occasioni ha avuto il presidente Andreotti nei confronti, come lei dice, insomma, già dall'altra grande tragedia italiana che è stato l'omicidio di Aldo Moro. È stata una delle altre grandi date che anche da ragazzino ancora io appunto purtroppo ricordo. Insomma, sono questi due drammi secondo me che hanno segnato veramente diciamo, nella contemporaneità due date da ricordare, quella dell'omicidio del povero onorevole Aldo Moro e questi qua di Falcone e Borsellino dei nostri degli anni un po' più recenti, insomma. E guarda caso, siccome Andreotti c'è stato da De Gasperi in poi, anche in questi due incroci importanti dell'Italia, dell'Italia contemporanea, lui c'è. E certamente per fare politica sappiamo tutti che un minimo di cinismo ci vuole, ma se, mi pare che a lui non mancasse ecco, questa qualità. Sottoscrivo.
Grazie.